Fagioli, che ha tanto Abruzzo nel cuore, Fagioli, originario di Penne, e sei andato vicino a fare la beffa al Pescara questa sera. Sì, 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 sono venuto qua in intenzione per fare la beffa e c'avevo tanta voglia di mostrare, soprattutto qua a Pescara. Che già ci... Perché eri arrabbiato? No, no, non ero arrabbiato, perché già ci sono stato, era un bel confronto, era. Ci racconti l'azione del gol? L'azione del gol, ho visto che arrivava al secondo palo la palla, io mi sono buttato e la palla è arrivata nei piedi e ho fatto gol. È un risultato giusto o meritavate qualcosa di più, anche per quanto avete fatto nei primi, il primo quarto d'ora, 20 minuti del secondo tempo? Soprattutto alla ripresa abbiamo fatto bene, il primo tempo l'abbiamo lasciato a Pescara, l'abbiamo lasciato perché stavamo troppo bassi, potevamo fare di più, anche alla fine si poteva uscire per uno scherzetto, dopo ci abbiamo preso il gol al 91esimo. Cosa vi ha detto Colavitto all'intervallo? Colavitto ci ha detto che stavamo troppo bassi, dovevamo più salire e dovevamo stare più attenti. Cosa avete cambiato in questo, nell'inizio del secondo tempo, come accorgimenti tattici? Stavamo più su, il Pescara si era abbassato il primo quarto d'ora e abbiamo dato più gioco noi e abbiamo dimostrato di più il nostro gioco. Però come parli, sei un po' arrabbiato con il Pescara? Dai, poco poco. No, è sempre rivalità, perché ci sono stato, non ho dato quello che dovevo dare, era bello venire qua a fare il risultato.